Dobbiamo aspettare che Charlie sta... Ciao Eren, ciao Martina. C'è anche Marci. Ciao Marci. A chi altro ha fatto le maglie qui? A chi altro ha fatto le maglie qui? A Tech. Tech, ciao Tech. A tutti. Tutti praticamente. Ciao. Ciao a tutti. Vediamo Charlie Moon quanto dice di seguire Electric Pero. Allora, ciao Bolletti, questo è Electric Pero. No, assolutamente no. Pollo. No, brr, un verso, quello che è, guarda. Quando ti seguivo io non facevi brr. Ah, ok, quindi Electric brr. Rifacciamo allora. Ciao Bolletti, questo è Electric brr. Oggi continuiamo, non so se avete già visto quando uscirà questo video, se è già uscito quello di Charlie, ma abbiamo fatto una challenge. No, lo so. Sì, c'è una challenge. In cui noi disegnavamo e l'altro doveva indovinare cosa stesse disegnando. Esatto. E io ho perso. Prima che arriva 5. Ma disegno quanto pare troppo bene, si capisce cosa disegni. Anche quando disegni di verde, invece non si capisce. Quindi, questa volta, per mettermi in difficoltà. Anzi, no, aspetta, facciamo così. Vai, il bonus bellezza. Il bonus bellezza, sì. Cioè, se il disegno è tanto bello, ti dai il bonus. Allora, però lo devono decidere loro. Sarete voi a giudicare. Esatto. Se un disegno che l'hai indovinato ed è tanto bello, prende il punto anche lui. Prendo il punto anche io, e questo lo sapremo quindi nei commenti, chiaramente. Ok, quindi alla fine del turno si saprà chi ha vinto alla fine. Alla fine. E voi, oltre a sapere, a dire chi ha vinto, dovete scrivere anche la penitenza che deve fare chi perde. Cioè. Certo, la penitenza, perché io adesso dovrò fare una penitenza che magari sto facendo proprio in questo video perché ho perso l'anno scorso. Che bello. Ma siccome non abbiamo la telecamera figa come quella di Charlie, ora che ci penso, non si vede quello che diavolo stiamo facendo. Ah, salve. Questo come lo inclino? Così. Esatto. Ci siamo. Quindi, sei pronto? Prego, inizia tu. Aspetta che inizio io. Vadi. Allora. Ma chissà se loro sono felici che c'è Charlie Moon come ospite. Beh, io noi non abbiamo mai ospiti, mai proprio. Mai? Che vita triste. Noi viviamo in un paesino in mezzo alle Marche, mica qua a Milano. Tutti, allora, tutti, siamo tutti felici qua. Felici e contenti. Dai, ti trasferirei anche se un giorno. È un frigo, è un nigiri sushi. Perché? È una lavatrice, no, è una macchinetta del caffè. Sì. Adesso fanno c'ha il bonus bellezza questa fase, il punto è per me. Se ha il bonus bellezza. Io dubito che abbia il bonus bellezza, sinceramente. Okay, quindi però siamo 1-0. Io punto sulla simpatia. Esatto. Adesso ho guardato Ira, non dovevo guardare Ira. Là ci sono tutti i pupazzi di Charlie. Non devo cercare ispirazione lì, sennò. Se lo indovino subito. Infatti, indovino subito così. È uno scudo. No. La canzone di Ed Sheeran, Save Myself. Oh, come hai fatto a capirlo? Oh, lo sai che io non molto tempo fa non sapevo chi fosse Ed Sheeran. No. Lo so, io sono un povero ignorante, vecchio di 27 anni, che guarda. Non va bene. E perché mi sono pure arrabbiato, perché mi hanno detto, non conosci Ed Sheeran? È meglio di Justin Timberlake. E io mi sono arrabbiato perché dire Justin, non puoi paragonare Justin Timberlake, che ha fatto la storia negli anni 90, anche nei primi 2000, questo è scappato. Lui farà la storia di... Farà, ma non ha fatto. La farà. Può essere pure che domani ci dimentichiamo tutti. Povero. Fallout. No. Ah, mi è venuto male questo. Niente bonus bellezza, mi sa, però. Oddio, è un distintivo. Di cosa? È l'FBI, il distintivo dell'FBI. Sì, è l'estintivo, però facciamo anche la parte quella che si apre. E qui c'è tipo il tesserino. Oddio, metti Rape Amber. Vediamo se capiscono Rape Amber. Chi è? E dovresti saperlo tu, perché tu hai letto il manga. Di Death Note? Yes. Qua... non so neanche come si scrive. Rape... Rape Amber, non mi ricordo come si scrive. Pen, però. Non faccio spoiler, però. No, la più pallida. Qui ci sono tutti i dati, eccolo qua. Quindi abbiamo il nostro Rape Amber, qui siamo 1-1. Siamo 1-1, bonus bellezza per Peo, mi sa che oggi non me lo merito. Non lo so, un po' stortino, però ci sta. Ci un sta. Macello, sì. Allora. Avanti. Ok, tocca a me. È uno scaffale. Non si vede tanto, però vabbè, lo faccio vedere. È un pensile, è una pizza, è un gelato. Sì. È un po' scontato questo. Cribbio. È che ho visto i gelatini marshmallow, ho detto, boh, però no, per un gelato. Proposito, carini, sono buoni quando sono carini. Vuoi assaggiare? Sì. Diamo, la caramella al bimbo, diamo. Sono venuto a Milano solo per scroccare. Le caramelle di Charlie. Metto la caramella, io la prendo color jawi. Infatti ne mangio una. Oh, guarda, è dolcissimo.
rimane qualcosa che può essere dolce, non so, da quando ho messo la bocca dentro la tazza di zucchero. Hai messo la bocca dentro una tazza di zucchero? Probabilmente ero piccolo. Comunque, bonus bellezza, lo prende questo gelato? Ditelo voi, perché guarda, è geniale perché è un gelato che funziona sia così che così. È sempre un gelato. Adesso qui esageriamo. Allora, disegneremo proprio una persona particolare che non ha un nome, ma si potrebbe dire che è più una passione. Quindi già ti sto dando un po' troppo individuale. Un videomaker? No, questa non so se c'è. Un gamer? Mamma mia, mi sta venendo bene. È un porno attore? No. Ma è un pescatore? No. È un trans? No. Però siamo nel mondo giusto. Siamo nel mondo giusto. È una modella? No. È una drag queen? No. È una pornoattrice? Non so. Oddio, cos'è? 50 sfumature? È Anastasia Grey di Dancer Steel. Che cosa fa lei? Nel senso la zoccola. Oltre a quello. Nel senso, di solito innanzitutto iniziamo a far vedere qualcosa. Aspetta, ma una frusca, è una dominatrice. È una dominatrice. Oddio, come fai a sapere proprio il termine? Perché io ho letto 50. Ah no, pensavo che tu facessi la dominatrice. No. Chiedevo chi fosse. No, cioè ho chiesto. Infortunato o sfortunato, dipende. Cioè, dominatrice fa male. A me non mi piace queste cose. A me non mi piace queste cose. Le proverei, perché si prova tutto. Sì. Una volta. Siamo in fascia protetta. No, perché questo video è uscito dopo le note. È una dominatrice di leoni, ovviamente. Ovvio. Qua il leone è lì vicino. Il leone piccolino, molto. Molto carino. Vestito un po' succinta, però, sempre quello, Eccolo qui. Il nostro leone dominato dalla. Diamole un nome. Jessica. Sì, Anna. Eccola. Bonus bellezza, siamo 3 a 2. Due pari siamo. No, 3. No, due pari, scusa. Sei preso. Pensavo farla difficile invece. Allora, or dunque. Ce l'ho. Questa te la faccio difficile perché te la faccio in una prospettiva strana. Ma Charlie, aspetta, di prospettiva. Sì, sì. 7 punti focali. Quello in alto, quello in basso, c'è profondità ovunque, quarta dimensione. Solo lei capisce i suoi disegni. Una tenda, un palombaro, una macchina. No. Un pullman. No. Un mostro. È una macchina. No. È un tram. Un treno. Un metro. Sì, è la metro vista davanti. Ah, è quella che tu vedi davanti. Sì, è quella lì. Oh, che figa è quella lì senza. Pensa, lei può andarci ogni giorno. Io in mezzo al nulla. Anche tu no, per in mezzo al nulla. Un tempo sì. Un tempo io vivevo in un posto in cui non passavano nemmeno gli autobus. Poi, invece, ho la metro sotto casa. Oggi la chiamano Terrone, qua su. Sì, ma io sono Terrona dentro. Cioè, la mia Terrogna è qui. Io in realtà sono più Terrone perché io vengo dall'Equatore. È vero. Hai visto? Tu sei più Terrone di me, raga. Cioè, siamo best scherzando. Best Terron ever. Facciamo le magliette. Vai. Siamo 3-2, andiamo avanti. Ci sono. No, non è vero. Ma come? Ci sono? Ho detto questa, mi è venuta una cosa, ho detto e questa poi la indovina subito, per non perdere. E ok, adesso ce l'ho. Non so se so farlo. Cioè, l'ho fatto un sacco di volte, ma non so se. Aspetta, prima di cominciare voglio leggerti i messaggi che hanno scritto. Peo, che bella voce che ha. Ciao Peo cuore, ciao Peo, e siamo tutti i tuoi design. Io vesto Giulia, ma c'ho lo stesso Peo. Perché? Chi vesto Giulia? Perché l'ha fatto la sua ragazza lui il disegno. Ah. Allora, l'hai fatto tutto praticamente a tutti noi. Qui, però. Qui c'è il gruppo quindi di Mark che è Tech. No, Mark no. È un altro Marco. Mi sa che lui non aveva fatto niente. Oh, dite a Mark che deve. The Mark che per. O come si dice? Uniformare lo stile della sua maglietta deve farla fare a me, così l'ha fatta a tutto il gruppo di Charlie. Esatto, per forza. Quindi, poi c'è Che Noia. C'è Che Noia. Marci. Quindi Shimon non impazzire sotto i commenti, grazie. Marci, Eren ovviamente, e poi e c'è Teo, Tech for Play. No. Tech si chiama Tech, però non ho ancora risposto. Ah, chi è Teo? È un altro con una. Ah, dite a Teo. Matteo Fire 97 su YouTube. Wow, ma anche lui è cresciuto tanto allora. Sì. Anche lui me lo ricordo, era piccolo anche lui quando lo conoscevo. Eravamo piccoli tutti. Nel frattempo io mi sono laureato e loro hanno fatto la fortuna di YouTube. Io ho sbagliato tutto. Comunque, andiamo avanti. Ah, eccolo Teo, ha risposto. Tech.
Ciao te, ciao! Ciao! Ciao. Cioè, non mi sente perché stai dicendo. Ciao! Ciao te! Tipo i nonni ti guardano il telefono o ti saluta mamma. Ciao! Oh, basta. Qui è diventato vecchio, ragazzi. Allora. Triforza! Sì! Ah. Sì, però non è quella. Nel senso che c'è di più. Nel senso, la triforza è la forza, ma questo è lo distintivo. Non è un distintivo. È lo scudo. È lo scudo. Sì. Che però come si chiama? Non mi ricordo, minchia, come si chiama. No, non mi ricordo il nome della. In realtà faccio fatica anche io a ricordare. Infatti. Però vabbè, è lo scudo. È lo scudo con il simbolo della triforza di Zelda. Ecco, quindi ci ha preso, vediamo un po'. È bello, prende il voto bellezza. Vediamo, vediamo. Siamo quanto, quindi 1, 2, 3 pari. Tre pari? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì. Arriviamo a 5, era questo. Allora, devo farti sbagliare. No, devo farti sbagliare, per forza, Devo perdere un'altra volta. Dopo sai che disegniamo allora un ciuffo d'erba e ce la facciamo rimanere a pensare. Allora, adesso ti faccio una cosa che può essere tutto niente come hai fatto prima tu col fazzoletto. È un vasetto di vermi. È una lattina, una candela. Sì. Mannaggia! Mannaggia, raga, hai indovinato la candela. Prendi il punto bellezza, perché hai fatto i vermi? È perché stavo guardando le candele che abbiamo lì sopra, sto cercando di imitare. Ah, ma sai che Loreto fanno le candele sotto mano in quel sono profumate anche. Che belle le candele. Ah, un motivo per cui Charlie dovrebbe venire delle Marche. Vero. Anche sarà. Se le Marche sono un po' come il Molise, secondo me. No. Un pochino sì. L'oliva lascolana da dove vengono, scusa? Ma io non lo mangio. Non mangio le olive lascolane. Sai che... Tipo il meme che lancia tutto. Vabbè, raga, mi piacciono le olive, ma non... Delusione. I salumi affettati. Vabbè, i salumi sì. E noi abbiamo ciauscolo migliore, raga. Giuro che rimedierò. Sta snobbando le Marche, qualcuno. No, rimedierò. Kisuke, tu che sei di Ancona, di qualcosa a questa ragazza. Vedi che io conosco tutti i miei politici. Tutti conosco. Adesso non so chi altro. Non so chi altro è d'Ancona, però va bene. Quindi più importante l'Abruzzo? Vabbè, io l'Abruzzo nel cuore ce l'ho perché c'è la mia bambina. Vabbè, ma gli arrosticini dell'Abruzzo dove li mettiamo, scusa? Vabbè, e gli arrosticini dell'Abruzzo dove li mettiamo? Semplice capra ammazzata, infilzata e cucinata. Ma è buono. Non è il tartufo nero delle Marche. Ma è buono. Il tartufo non ti piace? No, mi piace il tartufo. Basta, disegniamo, basta. Oddio, è una palla. È un cestino. È un tartufo. Ma scusa, parliamo di tartufi e poi me ne disegni uno. Cioè, dovevo lasciarlo bianco, sì, cioè che era un tartufo bianco pregiato romagnolo e lei non ci avrebbe mai preso. Avrebbe continuato a dire palla, sfera, poche, avrebbe detto tutte. Io avrei vinto. Sì, raga, siamo esattamente 4 pari. Questa è l'ultima. Quindi, se tu... Quindi poi se facciamo pari vuol dire che decideranno loro. Esatto. Ricordate che deve decidere anche la penitenza. Allora, mannaggia, non so che cosa disegnare. Ce l'ho. La indovinerai, ma io ci provo uguale. È Milano, è l'umidità, è Enrico Mentana. È Gianluca Paragone della Gabbia, è Max Brigante. Sto facendo pubblicità a Radio 105. Radio 105 pagatelo. Pagatemi! Anche di sì, guarda, anche le scarpe. Basta, finito questo disegno. È un cappuccino di Starbucks. Sì, esatto. No, davvero? L'ho vista lì, è un cappuccino di Starbucks. Io non pensavo, l'ho sparato così. Wow! Ha fatto wow, davvero? Bene, mi piace. Tocca a te. Mi piace vincere così. Tocca a te. Allora, vediamo un po'. Sono degli slip. No. Una ballerina. No. È la Torre Eiffel. Sì! È la Torre Eiffel al contrario! La Torre Eiffel disegnata al contrario! Quindi che stava pensando che era degli slip? Non lo so! E questo chissà cos'era, che era penzoloni, così. Mi ricordo uno slip retato, tipo, non lo so. Uno slip con una siringa in cima, così per, insomma, per pungere meglio. Che schifo, di mamma, cioè che brutto è! Ah, finisce qui. E quindi devono indovinare loro. Dovete decidere voi chi avete. Loro chi è stato il più bravo a disegnare. Guarda, io dubito di aver vinto, quindi mi sa che stavolta la penitenza tocca a me. Io già ne devo fare una che non si sa qual è. Vediamo. Che scopriremo quando uscirà il video. Esatto, quando scopriremo. Adesso fatela fare anche lei. Scegliete una penitenza anche per me, perché sicuramente perdo io, non ne sono sicura. Adesso mi fanno vincere. No. Plot twist mi fanno vincere. No, giuro.
giuro che farò video divertenti adesso un po' e non noiosi. Tornerò a fare tanti cartoni animati. Sì, viva i cartoni animati. Non ho che fatica. Comunque, se vi è piaciuto questo video ricordate di mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E questo era Electric. Brrr.